Il primo settore introduce il tema della rivista di quest'anno, Forze Armate, Valori e Tradizioni, dalla Prima Guerra Mondiale alla Difesa Europea, e fa riferimento a due importanti circostanze che ricadono nell'anno in corso. L'avvio delle commemorazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale e il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea che inizierà il 1 luglio. Le relative caratterizzazioni riguardano in particolare l'introduzione all'interno del primo settore di blocchi con riferimenti storici e dei vessilli delle 16 missioni in atto sotto egida dell'Unione Europea. Dal secondo al quinto settore sfileranno le rappresentative delle forze armate con le diverse specializzazioni e specificità. Seguiranno i corpi militari e ausiliari e i corpi armati e non armati dello Stato e una rappresentativa del Servizio Civile Nazionale. I bersaglieri al passo di corsa, il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali chiuderanno la manifestazione. Secondo la tradizionale sequenza, a ora inizio la rivista. In testa la banda dell'Arma dei Carabinieri, le cui origini risalgono al 1820. Il complesso musicale è noto in Italia e all'estero per la varietà del suo repertorio e per la perfezione delle sue esecuzioni. Oggi, con i suoi 102 orchestrali, vincitori di concorso pubblico, la banda dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Massimo Martinelli, costituisce una complessa struttura in grado di interpretare un ricchissimo repertorio, dalle tradizionali marce militari ai brani classici e moderni più famosi e impegnativi. Non a caso, infatti, si è sempre esibita in contesti importanti e spesso musicalmente qualificati che, solo negli ultimi anni, vanno dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite al Palco di Sanremo, dal Tempio Italiano della Lirica, il Teatro alla Scala di Milano, alla Piazza Rossa di Mosca. Ovunque si sia esibita, la banda ha raccolto successi e il plauso dei critici, più severi, che l'hanno definita una banda sinfonica che suona come un'orchestra o ancora un'orchestra di piazza.